buon pomeriggio da Francesco Infranca, dalla redazione di persempre-napoli.it. Ben ritrovati con il consueto appuntamento che anticipa la giornata di campionato. Domani c'è Venezia-Napoli, dopo la sosta per lo stage della nazionale, dopo il mercato. Finalmente, mi verrebbe da dire a bocce ferme, basta nomi, basta situazioni anche fantasiose, i sogni, come dire, svaniscono all'alba e muore prima il sognatore rispetto ai suoi sogni. Adesso invece è il momento di pensare a solide realtà, a solide certezze, ed il campionato del Napoli è sicuramente una certezza, e la stessa squadra azzurra in Serie A ha delle certezze ed è essa stessa una squadra da prendere con le molle per chiunque ambisca a insidiare l'Inter, il primo posto dell'Inter, e chiunque ambisca a uno dei quattro posti utili per andare in Champions League, a prescindere che ci si sia rinforzati sul mercato, a prescindere se si abbia una solidità economico-finanziaria, a prescindere se si abbia tradizione. Il Napoli c'è e lo ha dimostrato finora, lo ha dimostrato con un girone di ritorno sicuramente fatto bene, con numeri importanti, ma vuole continuare a dimostrarlo. E la partita è sicuramente una partita da prendere con le molle, un classico testa coda. Se facciamo riferimento innanzitutto ai due estremi della classifica, la parte alta e la parte bassa, vediamo che oltre a Venezia-Napoli ci sono degli incroci interessanti e quindi delle partite. Perché ho parlato di Venezia-Napoli da prendere con le molle? Perché sul piano specifico la distanza tra le due squadre è palese, è evidente, però bisogna anche tenere presente che il campionato inizia a entrare nella fase nel vivo e quindi anche chi deve salvarsi non può regalare più nulla a nessuno. E sabato c'è il derby, c'è Inter-Milan, non ne ho parlato volutamente, e preferisco invece rimarcare il fatto che mentre il Napoli va a Venezia, l'Atalanta aspetta il Cagliari e poi c'è Juve-Verona, e dunque c'è un incrocio. La parte bassa della classifica dice Salernitana a 10 punti, una partita in meno, Genoa 13, Cagliari 17, Venezia 18, anche il Venezia una partita in meno. Sabato c'è Roma-Genoa e domenica, oltre al Napoli, c'è Sampdoria-Sassuolo, e lunedì poi c'è la Salernitana. Guardate che la Salernitana non è tagliata fuori, perché c'è una gara da recuperare, perché il discorso si fa interessante. Quello che mi preme parlare, perché ho voluto iniziare a parlare guardando la classifica, perché molte squadre, specialmente a gennaio, hanno preferito comprare il nome e si fondano sul nome, sulla giocata individuale. Napoli e Venezia, secondo me, sono accomunate assieme all'Atalanta, assieme all'Empoli di Andrea Azzoli, che comunque è una squadra che naviga a metà classifica, ha un principio di gioco, una filosofia specifica, ma in questo momento c'entra poco, ahimè, con la parte alta della classifica, perché è una squadra interessante e simpatica, e neanche con la parte bassa. Dicevo, queste quattro squadre, Napoli, Atalanta, Empoli e Venezia, sono accomunate tutte dalla stessa idea. Nonostante abbiano ciascuno un proprio imprinting tecnico-tattico specifico, tutte e quattro giocano a calcio. Altri fondano il loro gioco o sulla strapotenza fisica, come l'Inter, che fisicamente ti mette proprio le mani addosso, seconde palle, centrocampisti che vanno a rimbalzo, difensori che ti pressano e attaccanti che vanno dentro come Dzeko e proteggono, o sulla giocata individuale, penso alla Juve con Dybala, penso al Milan con Ibra, o là in mezzo con Kessié, con la geometria di Tonali. Il Napoli gioca a calcio. E il Venezia è una squadra che, pur essendo pienamente impelagata nella lotta per non procedere, è una squadra che propone calcio. Zanetti è un ottimo allenatore e la sua squadra gioca a calcio. Mi piace rimarcare questa cosa, perché la Serie A è sicuramente un campionato di livello inferiore rispetto alla Premier, innanzitutto per l'intensità. Lì corrono a 110 all'ora, qui ci sono grosse fasi di ritmo medio, submassimale. Però l'idea che Spalletti, Zanetti, Andrea Azzoli vogliano dalle loro squadre la proposizione, un gioco propositivo, un gioco proattivo, piuttosto che limitarsi a assestarsi ai 30 metri,
stare stretti e corti tra le linee, compatti e magari ripartire veloce sulla riconquista e magari sfruttare gli errori altrui. Ecco, uno dei temi, secondo me, di Venezia-Napoli sarà proprio questo. Due squadre che, al di là della qualità evidente, della distanza sul piano della qualità evidente tra le due squadre, se la giocheranno a viso aperto. Un tema delle ultime ore è l'infortunio di Lozano. Lozano avrebbe presumibilmente avrebbe indossato una maglia, era titolare e chiaramente con l'infortunio di Lozano spazio a Politano. Il problema era, in teoria inizio settimana si parlava di Lozano a sinistra, Lorenzo Insigne ancora panchinato nonostante pare che abbia ripreso appieno la condizione psicofisica dopo l'infortunio, ed Elmas nel ruolo di Lorenzo. Oggi le cose cambiano un po'. Io credo che comunque Spalletti, che è il suo staff tecnico, chiaramente, che non ama fare stravolgimenti, non ama inventarsi cose, pur essendo uno che ha una maniacale cultura del lavoro, credo che si limiterà a mettere Politano in luogo di Lozano e credo che inizialmente, ma non per demeriti di Lorenzo, ma quanto per i grandissimi meriti di Elmas, in questo momento gli continuerà a dare fiducia a Magione, perché se l'è conquistata sul campo. Perché è vero il nome, il capitano, il top player, il simbolo della squadra, ma Elmas impersonifica il principio tipico della meritocrazia. Si è fatto trovare pronto, è cresciuto progressivamente sul piano tecnico-tattico, sul piano dell'utilità nelle due fasi in cui si articola il gioco. In questo momento specifico della stagione, levarlo dalla formazione titolare potrebbe sembrare una punizione, il ragazzo non se lo merita. Un altro tema, Meret Ospina. Pare, io dico sempre pare, perché poi non essendo addentro a cose mercantili o comunque sentendo solo voci, pare che il Napoli abbia fatto una scelta. La scelta è: Ospina va via perché scade il contratto, perché lo vogliono in tanti. Notizie di stamattina, il nostro caporedattore Rosario Caracciolo ne ha fatto anche un bel pezzo. Pare che adesso l'ultima interessata alle prestazioni di Ospina sia la Juventus. Ripetiamo sempre le stesse cose: è un portiere efficace che in più usa i piedi come un centrocampista aggiunto, dunque determinando un quid enorme di giocate, di situazioni, di sviluppi sotto la linea della palla nella propria tre quarti che altri portieri non garantiscono. A rigor di logica, penso che oggi con i piedi così efficaci in Serie A ci sia solo Ospina e Sipe. Gli altri sono bravi, ma non quanto loro, che avrebbero potuto fare anche una carriera da giocatori di movimento, perché hanno veramente dei piedi che parlano, interagiscono con gli angeli della tecnica. Perché ho voluto fare questa precisazione? Perché domani è chiaro che Spalletti non si fa mettere le parole in bocca da nessuno, lui e il suo staff tecnico lavorano, però è chiaro che bisogna lavorare anche in prospettiva. E se è vero come è vero che il contratto di Meret va in scadenza tra 2 anni e che quindi, rispetto a Ospina, o lo vendi quest'anno o hai difficoltà poi a far rinnovare e quant'altro. L'idea del Napoli sarebbe quella di far prolungare il contratto a Meret, proporgli una titolarità indiscussa, magari mettendogli alle spalle un veterano, quelli che nell'NBA, nel basket chiamano i veterans, che alzano il livello dell'allenamento, che si possono far trovare sempre pronti. Mirante, Sirigu, ce ne sono tanti in Italia, fortissimi, che possono garantire le spalle coperte e contribuire ad aumentare ancora di più il processo, accelerare il processo di crescita dell'Airone Azzurro, che in 3 anni, tra infortuni e panchine varie assortite, si è un po' bloccato. Abbiamo parlato di Elmas Lorenzo e guardiamo a questa formazione, guardiamo soprattutto il Venezia, perché il mercato finalmente, abbiamo detto all'inizio della transizione, è finito, se ne poteva più. Però il Venezia esce da questo mercato con tre colponi, se mi passate il termine, perché ha preso due titolari che già hanno giocato sia con l'Inter che col Milan. Dunque, due giocatori che spostano l'asse, costituiscono l'asse di sinistra, spostano il Venezia, la catena di sinistra, in maniera prepotente per i neroverdi. Hanno preso Kysans dal Bayern Monaco e hanno preso Ullmann dal Rapid Vienna, oltre ad avere preso Nani dalla Lazio, era svincolato, era stato l'ultimo anno con la Lazio, giocatore meraviglioso, l'alter ego di CR7 col Portogallo, Manchester United, una carriera fenomenale. Però perché voglio parlare di Kysans e di Ullmann? Perché sono due titolarissimi.
Di Chisanze è un 22enne, un classe 99, lo hanno preso dal Bayern Monaco, francese. Questo è un giocatore, ragazzi, che può essere un crack, perché da giovane, cresciuto in Francia, da giovane si parlava molto bene di lui, è andato presto in Germania, al Borussia Mönchengladbach, ha fatto benissimo, e è andato al Bayern Monaco e l'ha pagato 12 milioni di euro. Al Bayern Monaco chiaramente non ha trovato spazio, ha fatto un anno all'Olympique Marsiglia, benissimo con Villas-Boas in panchina, quando è arrivato San Paoli l'ha accantonato. Però ha fatto quei 24-25 partite con Villas-Boas, impressionante. È dinamico, ha caratteristiche più propriamente marcatamente offensive che rispetto a sotto la linea della palla. È un giocatore estremamente tecnico, è talmente bravo con i piedi che addirittura all'OM o al Borussia Mönchengladbach lo facevano giocare da trequartista se c'era la necessità. È abile negli inserimenti, è uno che calcia da fuori. Insomma, il Venezia l'ha preso per 4 milioni di euro. Se questo esplode, è veramente un colpo. Parlando di Venezia, mi verrebbe da dire degno dei colpi che faceva Zamparini quando era il presidente del Venezia. È andato via Zamparini questa settimana, grandissimo conoscitore di calcio. E dunque era giusto fare un passaggio, ricordarlo. Chissà se ha esordito contro il Milan. Hanno preso una scoppola in casa il Venezia 0-3. Però i numeri vanno interpretati, perché lui ha giochicchiato un po' sottotono, ma in questo momento il Milan aveva un altro passo in quella partita, però ha fatto intravedere delle cose e dunque bisogna stare attenti. E dall'altra parte invece, sempre a sinistra, però basso, hanno preso Ullmann dal Rapid Vienna. Questo è un giocatore importante, nel senso che ha esperienza di Europa League con il Rapid, è stato due volte secondo con il Rapid, tenendo presente che nella Bundesliga austriaca vince a man bassa il Red Bull Salzburgo. Il Rapid Vienna per 2 anni lo ha insidiato, e lui è uno che è classico terzino, ragazzi, mancino, classico terzino tedesco, forte fisicamente, ordinato, fa la diagonale, fa la copertura, si propone in fascia se c'è possibilità di avere campo, va senza palla se l'esterno viene dentro al campo, se c'è necessità di stringere, di marcare sull'uomo, cattivo, feroce, classico terzino tedesco ordinato, tutto tondo. E io l'ho visto giocare in televisione Inter Venezia 2-1. Ragazzi, Darmian e Dumfries, che in questo momento sono due terzini, due laterali, perché l'Inter gioca a tre, due laterali a tutta fascia, ragazzi, hanno avuto difficoltà, li ha messi in difficoltà a correre appresso, e invece Ullmann li ha assorbiti discretamente. Insomma, bisogna fare attenzione. E ultimo, ma non per questo ultimo, hanno preso un giocatore importante che viene da un lungo infortunio, che è Nzamé, dallo Young Boys, giocatore di nazionalità camerunense, che ha una storia particolare. Ha fatto l'esordio con la nazionale del Camerun e, poiché ha la doppia cittadinanza, ha rinunciato poi alla maglia dell'Indomabili, perché aspetta la Francia, una convocazione della Francia. Ragazzi, questo è uno che a livello di gol in Svizzera buttava le porte per terra. 23 gol il primo anno col Servette, e poi caterme di gol con lo Young Boys, 4 campionati svizzeri di seguito. Al di là dei gol che ha fatto in Svizzera, tantissimi, è stato 2 volte capocannoniere. Lo scorso anno in Europa League, chi segue l'Europa League è uno che la butta dentro con una certa puntualità. E viene da un infortunio al tendine, è rientrato proprio a inizio gennaio. È un affare che ha fatto il Venezia, anche perché, ragazzi, parliamoci di niente, il Venezia all'avanti c'ha un giocatore come Henry, che, ragazzi, è un animale, e bisogna stare attenti. Però è una partita da giocare, sarà sicuramente una partita estremamente gradevole da vedere. Ne riparliamo lunedì. E dunque vi saluto e vi ricordo di rimanere connessi con noi per sempre Napoli.it, i social e quant'altro. Ci vediamo lunedì.